Finalmente anche io sulla Jeep Avenger la provo sia benzina che elettrica, adesso ve la racconto un po'. La Jeep Avenger è un'italo-americana al contrario, nel senso che è un'italiana di origini americane e l'italianità di questo progetto si vede tutta. Pur essendo subito ririconoscibile come Jeep grazie alle tipiche sette feritoie qui chiuse all'anteriore e alle forme generalmente squadrate, non manca di soluzioni nuove, innanzitutto, per quanto come detto è spigolosa, ha linee più morbide rispetto a gran parte del resto della gamma. C'è poi il nuovo frontale con i gruppi ottici come annegati appena di fianco alle feritoie, mentre la griglia a nido d'ape è spostata in basso. L'effetto è molto piacevole e poi ci sono altre chicche come la targhetta in metallo con l'iconico frontale Jeep applicata sulla griglia inferiore o le feritoie personalizzate con design a fumetto su alcune versioni o ancora la coccinella mimetizzata sul tetto e le maniglie delle portiere posteriori nascoste nel montante. Gli interni sono molto belli con ottime finiture e una buona qualità generale data da una buona lavorazione della plastica e dalla piacevolezza visiva di un'impostazione mai troppo ricercata ma comunque armoniosa e piacevole. La plancia può per esempio avere una verniciatura metallizzata che richiami la colorazione esterna, così come i sedili. Sulla variante elettrica in particolare il massimo della praticità con 34 litri di vani portaoggetto, il più grande dei quali costituito dal tunnel centrale molto profondo e capace di ospitare oggetti anche molto grandi e che può essere chiuso con una copertura antiscivolo pieghevoli, la quale una volta distesa può fare da base d'appoggio per lo smartphone. Al centro il display touch da 10,25 pollici con infotainment chiaro e abbastanza fluido. Dietro il volante un display sempre da 10,25 pollici opaco e sempre ben visibile anche quando il sole picchia. La grafica è molto piacevole e contribuisce all'aspetto dinamico e giovanile di una vettura che del resto dichiaratamente guarda gli under 35 alle donne. Allora, devo dire che ero partito prevenuto sul Avenger benzina e invece, nonostante sia un 3 cilindri 1.2 da 100 cavalli, ha una buona spinta, non so se è merito del peso contenuto magari rispetto a altri B-SUV del gruppo o se dell'ingegnerizzazione, però comunque tira abbastanza per la categoria e tra l'altro assicura un viaggio, sempre per la categoria, anche piuttosto comodo, questo merito anche dei sedili che è vero sono in tessuto, ma sono ben fatti. È un'auto ovviamente non pensata né in questa motorizzazione né in quella elettrica per lunghi viaggi, però diciamo che ha questa guida un po' rialzata che in città soprattutto può essere molto comoda e soprattutto molto furba perché continua ad essere quella preferita dall'utenza. Guida rialzata, dimensioni compatte perché comunque non arriva a 4,1 m, quindi unita alla maneggevolezza generale, perché il volante mi sembra anche piuttosto morbido e maneggevole, secondo me come auto da città e poi anche per le varie uscite nel weekend è un'auto molto molto fuoco e anzi nel suo segmento azzardo a dire che è anche una di quelle riuscite meglio, ma in generale è molto curata nell'aspetto, nella parte estetica proprio della vettura, si vede che è progettata in Italia perché comunque i materiali è vero sono plastici però sono di buona qualità, ma soprattutto il motore entra magari solo quando o spingiamo molto in accelerazione o comunque nelle parti di accelerazione, perché per il resto anche ad alte velocità devo dire che non entra e anche l'insonorizzazione in generale è buona, magari solo quando raggiungiamo delle velocità più alte, ancora non siamo riusciti in realtà ad arrivare chissà quanto in alto con la velocità di crociera, però lì allora forse qualche frusci aerodinamico lo si sente. Però insomma questa versione benzina mi è piaciuta forse perché non me l'aspettavo e appunto può essere adatta anche come auto in benefit a un medio inquadramento, medio alto anzi, che ha bisogno appunto magari non di un'auto per fare tanti chilometri ma di un'auto per muoversi un po' in città, portare i figli a scuola, fare tutte le sue commissioni odierne e poi anche se non è l'auto da fuoristrada questa, comunque andare un po' all'avventura come si dice, quindi andare in viaggio, perché comunque la comodità per direi 4 persone alte e 5 non troppo alte c'è tutto. E se il benzina mi ha stupito perché non me lo aspettavo così performante, l'elettrico diciamo non stupisce, però è
confortevole, è una comfort zone perché comunque fa quello che ti aspetti e per un'auto da città è ottimo, diciamo che la prende chi vuole un po' più di ripresa, vuole diciamo tutte le caratteristiche proprie dell'elettrico, oltre, e quindi riferisco soprattutto magari ai milanesi, torinesi, quelli delle grandi città, si muove tanto nel centro cittadino e quindi con la benzina non può muoversi oppure può farlo pagando, con l'elettrico ovviamente ha l'accesso gratuito. Qui abbiamo diciamo il motore del gruppo è il 156 cavalli singolo motore con batteria da 50 kWh, 400 km di autonomia sul ciclo WLTP, dipendono sempre da assi di guida, condizioni atmosferiche eccetera. Non l'ho provato abbastanza per fare una stima dell'autonomia reale, però complice anche il peso sotto 1,6 tonnellate, dovrebbero essere in città abbastanza veritieri, tra l'altro città dove Jeep promette nel ciclo solo urbano 550 km. Quindi un po' come anche il benzina non è l'auto pensata per chi macina chilometri, per quello Jeep propone altre auto molto interessanti, sicuramente anche un viaggio a medio raggio fuori porta oppure per chi diciamo viaggia in autostrada e adesso i punti di ricarica stanno aumentando, anche un viaggio diciamo medio-lungo può essere fatto perché comunque il tempo di ricarica 0-80% avviene tra i 25 e i 30 minuti, sempre che la colonnina funzioni al massimo delle sue potenzialità, per cui non disdegna, e fortunatamente, visto che comunque è un'auto estremamente comoda, anche questo tipo di utilizzo. Tra l'altro che comunque è molto personalizzabile, molto più delle sue cugine nate sulla stessa piattaforma, perché anche su tutta la parte dedicata agli ADAS puoi andare a disattivare i controlli trazione, disattivare un po' tutto per diciamo renderla un pochino più sportiveggiante per chi magari vuole divertirsi un attimo in più, perché comunque è vero non avrà lo scatto più diciamo potente, più veloce della categoria, però comunque ammetto che ci si può divertire anche con lei volendo, soprattutto ha un'ottima tenuta di strada, nonostante il peso regge molto bene dossi buche, ha una buona taratura degli ammortizzatori e delle sospensioni, e anche diciamo il volante è abbastanza preciso, soprattutto si impugna molto bene ed è maneggevole anche lei nonostante i 300 kg in più rispetto alla versione benzina. Quindi se il benzina nasce per chi comunque vuole avere più certezze e vuole fare più chilometri, l'elettrico secondo me è adatto da dare in car policy e in dotazione a chi ha l'ufficio in centro, chi si muove prettamente in città, magari anche un po' a cuore le tematiche ambientali e soprattutto vuole magari più ripresa, che inevitabilmente l'elettrico dà di più e che soprattutto dà in più rispetto a 1200 da 100 cavalli.